tutti e bentornati in un nuovo video tutorial di Natale. Anche oggi prodotti cosmetici fatti in casa. Oggi vi farò vedere come realizzare dei sali da bagno al carcadè e alla rosa e delle bath bomb, che sono praticamente le ballistiche, quelle che rivendono da Lush. Non so se le avete viste, sono quelle palline che vanno immerse nella vasca da bagno e fanno appunto un sacco di schiuma e un sacco di bolle. È un lusso soprattutto per chi ha la vasca da bagno. Ovviamente è inutile che ve lo dico, sono davvero semplicissimi da realizzare, vi occorreranno degli ingredienti facilmente reperibili, quindi iniziamo subito. Partiamo subitissimo dai sali da bagno, che sono davvero molto semplici da realizzare, si preparano in un secondo e vi occorreranno dei semplici ingredienti come per esempio il sale grosso, il sale rosa dell'Himalaya, tè in foglie magari, adesso vi dirò più o meno quello che vi occorrerà. Io sto preparando all'incirca 300 g di sali da bagno, quindi utilizzerò 200 g di sale grosso, 100 di sale rosa, poi un cucchiaio di amido di mais, l'amido di mais per le torte per intenderci, e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Poi andrò ad inserire anche una fragranza come questa qui di rose, che io acquisto da Aromazone. Potete anche utilizzare le fragranze alimentari, ma pochissime gocce, e poi vado ad inserire un tè in foglie, in questo caso è un tè al carcadè. Potete anche utilizzare un'altra tipologia di tè sempre in foglie. Mescolate e andate a inserire i vostri sali all'interno di boccette magari carine come queste. Ci metto anche un altro po' di foglie sopra e i miei sali da bagno sono pronti. Passiamo adesso alle bombe da bagno. Ovviamente tutta la ricetta ve la scrivo anche nell'info box. Vi occorrerà del bicarbonato di sodio, sempre dell'amido di mais, ci andiamo a inserire l'acido citrico, che è fondamentale perché è quello che farà appunto fare le bolle alla nostra bomba da bagno, e io ci aggiungo anche del sale rosa dell'Himalaya, se volete utilizzate il sale normale. Poi sciolgo 3 cucchiaini di olio di cocco, fondamentale perché comunque quando si addensa l'olio di cocco aiuterà anche a far addensare le nostre palline, però se non ce l'avete utilizzate un altro olio, non vi preoccupate. E all'interno dell'olio vado a metterci anche il colorante e la fragranza. Se non avete coloranti cosmetici utilizzate quelli alimentari, ma vi avviso, proprio una sola goccia. Adesso insieme all'olio vado a metterci anche 3 cucchiaini di acqua, che ci aiuteranno a compattare questa polvere. Mi raccomando, mescolate velocemente perché come avete potuto vedere si iniziano già a creare delle bolle e non deve succedere, quindi mescolate velocemente. Per capire se il composto è pronto, provate a stringerlo tra le mani, se si compatta allora è pronto, altrimenti continuate ad aggiungere pochissima acqua alla volta. Prendo un po' del tè che vi ho fatto vedere prima e vado a inserirlo sul fondo di queste palline di plastica da decoupage, dove ci metto poi il composto sia da una parte che dall'altra della pallina e vado a chiuderla. La chiudo proprio, non deve assolutamente crearsi dell'aria all'interno, quindi il composto non deve essere poco, bensì è preferibile che fuoriesca un po' e poi con le mani magari lo togliete l'eccesso che si crea. Lo lasciate un pochettino all'interno della pallina di plastica, dopo qualche secondo potete iniziare ad aprirla. Un metodo per capire se il composto era giusto per quanto riguarda l'acqua è aprire la pallina. Se si apre da una parte e dall'altra senza rompersi, allora la vostra pallina è perfetta, la mettete ad asciugare su un piatto. Se invece il composto era troppo asciutto, appena aprirete la pallina, come potete vedere, già si inizierà a creare una crepa e appena la mettete sulla mano si romperà. Quindi il composto non è giusto. Cosa fare? Rimettete il composto all'interno della ciotola e inserite un pochettino di acqua, ma davvero pochissima alla volta, e continuate a mescolare fin quando appunto la vostra pallina non si romperà più. Va fatta asciugare per circa una settimana, dopodiché può essere utilizzata. Vi faccio vedere come funziona. Inserite la vostra pallina all'interno dell'acqua calda della vasca da bagno e questo è il risultato. Se non riuscite a fare le palline, potete anche fare le mezze sfere oppure aiutarvi con delle formine in silicone. E queste sono altre due idee regalo che io ovviamente andrò a regalare insieme. Allora,
Allora ragazze, come avete potuto vedere, anche oggi vi ho fatto vedere due semplici cosmetici fatti in casa che sono delle idee davvero molto molto carine da regalare, secondo me. I sali da bagno sono di un profumo, ragazze, bestiale, perché c'è questo tè che ho comprato da Zen Store che è profumatissimo ed è al carcadè, come vi dicevo, quindi colora anche un po' l'acqua. E poi ovviamente io ho messo il profumo di rose all'interno ed è buonissimo. E poi ovviamente la pallina, come avete potuto vedere, anche quella è molto molto semplice da realizzare, e poi fate anche una bella figura perché davvero non sembra realizzato a mano ma sembra comprata. Però come sempre, se questi video tutorial vi stanno piacendo, vi piacciono, mi raccomando, lasciatemi un like, scrivetemelo giù nei commenti. Se volete sapere altro, non so, magari avete qualche domanda, mi raccomando, non esitate a chiedere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao.